Bentrovati, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è martedì 13 di aprile. Sono incazzato quanto basta per quel che riguarda la situazione che ci circonda, tutto ciò che si sta dicendo e non si sta facendo. Sono incazzato per tutto ciò che si sta dicendo e soprattutto per quello che non si sta facendo, dove è possibile fare, evidentemente. Allora, sento parlare, straparlare a destra e a sinistra, difese a oltranza come quella del presidente Musumeci ancora su razza, con una situazione vaccinale ancora tutta in salita, soprattutto in Sicilia. Pensiamo a difendere razza piuttosto che a vedere come risolvere queste problematiche. Si fanno conferenze stampa e si rilasciano dichiarazioni a cuore aperto, come scrivono alcuni colleghi, parlando di razza. Noi siamo garantisti, di razza ne parleremo più in là, evidentemente. In questo momento c'è un problema di riaprire e dunque di vaccinare quanta più gente possibile. Ma non riusciamo a guardare oltre, non riusciamo a cercare di capire dove siamo finiti perché abbiamo il culo per terra e noi ancora parliamo di razza, parliamo che abbiamo fatto le cose in maniera meravigliosa, parliamo del fatto che tutto va stupendamente, che tutto è stato fatto come era nelle previsioni e nelle possibilità. Nel frattempo chiediamo il ponte, nel frattempo chiediamo i soldi del Recovery Fund, nel frattempo chiediamo probabilmente, non lo so, cosa possiamo chiedere in questo momento, sicuramente un bel po' di milioni di posti di lavoro. Cerchiamo di essere un po' seri, cerchiamo di smetterla di parlare e di parlare a vanvera, cioè dobbiamo parlare quando le cose le abbiamo già fatte. È inutile parlare senza avere in mano qualcosa. Ora, che il presidente Musumeci faccia il suo lavoro, ma ci mancherebbe, è anche giusto che sia così, ma basta, basta. Tant'è che oggi sul giornale di Giuseppe Sottile, Buttanissima Sicilia, il giornale dell'irriverenza, si scrive appunto che con quella tonalità littoria che gli è rimasta appiccicata sulla pelle, Nello Musumeci ha emesso alcune ore fa un'altra sentenza. Ha detto che Razza è stato il miglior assessore regionale alla sanità degli ultimi 75 anni. Ok, praticamente da sempre l'autonomia regionale, fin dalla sua istituzione, non ha conosciuto un amministratore più bravo, più onesto e più efficiente. Sarà anche vero. Ma nessuno lo discute. Il problema è che in questo momento non possiamo perdere tempo a parlare di razza che sicuramente farà emergere la sua innocenza, che lui non c'entra nulla con i dati falsati sul Covid, eccetera, eccetera, un'inchiesta che da Trapani è passata a Palermo. Noi siamo convinti. Chiude Sottile dicendo: ma se il presidente della regione ha questa granitica opinione e se è vero, come ha dichiarato in pubblico, che l'inchiesta di Trapani è il frutto avvelenato di una manovra ordita dai soliti delinquenti politici e dunque fondata sul nulla, perché ha accettato le sue dimissioni? Chiede giustamente Giuseppe Sottile. Perché ha lasciato che Razza, una persona perbene accerchiata da Iene e Sciacalli, tornasse al suo lavoro di avvocato penalista? Ma si sa, tra il dire e il fare, a Palazzo d'Orleans c'è sempre di mezzo il mare. Ora, detto questo, sulla terra bruciata di Musumeci, Miccichè infatti ha fatto calare in pratica il sipario sull'esperienza di governo, dicendo: beh, probabilmente non si candida più, come se Miccichè fosse a capo di tutto. Il problema non è tanto cosa accadrà tra un anno e mezzo, o forse anche prima, perché il PD chiede le dimissioni. Il problema è quello legato ad una emergenza sanitaria da una parte, perché la Sicilia purtroppo ha ancora numeri importanti, numeri anche rilevanti, non siamo riusciti a venirne fuori, evidentemente. Ma il problema è anche economico, lo ripeto da tempo. E di fronte a questo tu dici: ma la politica come ci può aiutare? A parte il presidente Musumeci, la sua giunta. Senti che Claudio Fava, che rispettiamo tantissimo, dichiara: pronto a tornare in campo. Ecco il mio patto di libertà con i siciliani. Mi taccio perché non voglio commentare. L'intervista è del collega, del prestigioso collega Mario Barresi sulla Sicilia. In questo momento, in questo dato momento, con noi che abbiamo il culo per terra, a me,
A noi siciliani cosa ci può interessare, cosa ci può fregare di razza, scusate, di fava che pensa di scendere in campo per candidarsi alle regionali tra un anno e mezzo? Cioè qui abbiamo veramente la gente che non può fare la spesa. Lo ripeto da sempre e lo dirò sino alla noia. Abbiamo un problema legato ad un'economia che era già asfittica prima, che era già in crisi, che adesso è sommersa, non abbiamo più, diciamo, risorse, e noi pensiamo a quando Fava si dovrà presentare, tra un anno e mezzo, eccetera, eccetera. Nel frattempo, con il problema sanitario che ci ritroviamo, abbiamo Musumeci che lancia la campagna dei nonni, probabilmente presto nascerà quella dei bambini, l'Open Day per AstraZeneca, lanciamo l'Open Day. Ma smettiamola di lanciare le campagne, vacciniamo e basta. Smettiamola con la politica degli annunci. Se dovete vaccinare, vaccinate e basta, punto. Smettetela di fare propaganda, lanciamo questa campagna, ne lanciamo quest'altra. Andate a vaccinare chi deve essere vaccinato. Smettetela con questa storia di lanciare la campagna dei nonni e che adesso arriva l'applauso. Ma che chi se ne frega della campagna dei nonni? Andate a vaccinare chi deve essere vaccinato. Ora c'è l'Open Day per AstraZeneca. Ma che cazzo vuol dire Open Day per AstraZeneca? Cosa significa? La gente è confusa. La gente non sa più a che santo rivolgersi. E cominciamo a dire delle stronzate, perché sono stronzate. Fate le vaccinazioni e basta. Poi che ci sia lo scontro politico tra l'opposizione e la maggioranza all'ARSA, quello è un altro argomento. Ma a noi cosa cavolo ce ne frega della campagna X? Fate le vaccinazioni e basta se ci riuscite, se siete capaci, se siete capaci di organizzare. E se non siete capaci di organizzare per un motivo, ditelo. Invece di andare a fare le conferenze stampa di propaganda, di passerella, ok? A fare le comparsate. Dite perché le cose non stanno funzionando, dite perché l'organizzazione non riesce ad andare fino in fondo. Invece di perdere tempo a dire lanciamo la campagna dei nonni, settimana prossima quella dei nipoti, poi quella dei cugini, quella dei cognati. E che cazzo! Secondo l'Istat, dunque, in Sicilia quasi 316.000 cittadini superano gli 80 anni di età. Ma purtroppo quasi il 60%, quindi siamo qua intorno a 182.000, ha prenotato il vaccino. Degli over 80 che hanno fissato l'appuntamento, il 90% ha ricevuto la prima somministrazione, mentre il 62% ha completato il ciclo con la seconda dose. Cioè, siamo indietro anche con le fasce più deboli. E qui cominciamo a fare sempre passerelle, facciamo politica, ci mettiamo dentro. Ma non è il momento di fare politica, non è il momento degli inciuci, non è il momento delle alleanze, non è il momento di candidarsi alla regione. È il momento di rimboccarsi le maniche e andarsene a lavorare per risolvere i problemi di questa terra e dei siciliani. Punto. Ogni altra discussione è inutile. Il ponte, le infrastrutture. Che ben vengano, ma in questo momento la priorità è di tantissimi siciliani che non sanno come andare a fare la spesa, perché non tutti sono dipendenti statali. Lo vogliamo capire o non lo vogliamo capire? Prima di andare in TV a fare le comparsate, prima di andare sui social, prima di rilasciare interviste, andatevene a lavorare seriamente per il popolo siciliano che vi ha eletto e vi paga. Puntualmente a fine mese, con un bonifico importantissimo, e l'auto. Quindi, questa è la realtà vera dei fatti. Il resto sono soltanto discussioni, sono solo discussioni. E basta. Quindi, al di là della strumentalizzazione politica tra l'opposizione, 5 Stelle e PD che chiedono le dimissioni di Musumeci. Qui abbiamo bisogno di operatività, di operatività. Oggi vedevo che
l'ufficio stampa, per esempio, del comune di Catania ha mandato una bella fotografia, una splendida fotografia del consiglio comunale con il sindaco all'interno, tutti quanti con la mascherina, tranquillamente seduti lì sugli scranni del consiglio comunale per parlare di recovery fund. Ma chi dovrebbe andare a parlare per Catania del recovery fund? Mi chiedo. Chi deve andare a nome dei catanesi con autorità? Chi andrà da Draghi o dal ministro dell'economia o dal ministro dello sviluppo economico, dal ministro delle finanze a chiedergli: noi abbiamo intenzione di fare questo, questo e quest'altro? Chi? Vorrei sapere nomi e cognomi, se possibile, visto che andranno comunque, andranno a nome dei siciliani, dei catanesi nello specifico. Quindi oggi appunto vedevo questa fotografia relativamente all'ufficio stampa del comune di Catania, in cui appunto si parla di recovery fund. Benissimo, è giusto parlarne, perché speriamo che nell'agenda rientrino fondi da investire. Noi non abbiamo bisogno del bonus, non abbiamo bisogno della mancetta, abbiamo bisogno del bonus. E sarebbe bello che anche i colleghi che realizzano le interviste con i politici, con diciamo figure istituzionali importanti, chiedano non chi si candiderà alla regione, chi sarà il candidato del centrodestra, del centrosinistra o di chissà quale altro movimento. Chiedano ai colleghi, a queste figure istituzionali, come pensano di poter trovare soluzioni ai problemi dei siciliani. Perché di questo parliamo. Se per loro la politica è soltanto andare a Roma a chiedere e tornare poi con le pive nel sacco, potrebbero anche dimettersi, ma non si dimette nessuno dalle nostre parti, lo sappiamo, non si dimette nessuno. E allora, onde evitare di essere anche frainteso, ribadisco ancora una volta che mi piacerebbe, e piacerebbe ai siciliani onesti, che sono la stragrande maggioranza, che questa politica che ci rappresenta in maniera dignitosa, che ci rappresenti in maniera responsabile e che non parlino Miccichè che parla a nome di Musumeci, Marmao che parla a nome di Miccichè e poi senti quelli dei vari partiti, quelli del centrodestra, del centrosinistra, chi sarà il candidato, lo scegliamo noi, no? Si azzuffano perché poi già stanno discutendo, già stanno litigando, è De Luca, la bomba De Luca, quello di Messina, il sindaco, ma chi se ne frega in questo momento? In questo momento forse non l'avete capito qual è la situazione sul territorio, forse non avete capito che anche quando finalmente arriveranno le riaperture, speriamo quanto prima, le riaperture di bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri, centri sportivi, centri estetici, eccetera, eccetera, la metà in Sicilia non ce la farà a riaprire, a ripartire. Questa è la realtà. Questa è la realtà. Quindi mi piacerebbe che i colleghi, quando intervisteranno queste figure istituzionali, gli chiedessero come hanno intenzione di tirare fuori dalle secche la Sicilia. No, no, andando col piattino a Roma a elemosinare. No, no. Questo già assistiamo sempre da tanti anni a questo. E non è buona nemmeno quella politica secondo la quale, come dice anche lo stesso presidente Musumeci, la colpa è di chi ha preceduto Musumeci, il presidente nel caso specifico. E non entro poi su Catania, dove chiaramente stiamo assistendo a una serie di propaganda attraverso i social, attraverso la politica, di questioni che non risolvono quelle importanti della città, quelle importanti che sono quelle della vivibilità. Nessuno sta affrontando di petto il problema dei rifiuti, perché a fine mese chiuderà la discarica di Lentini, 150 comuni saranno costretti a portare la spazzatura, i rifiuti, quelli indifferenziati, non si sa dove, in Scandinavia, forse in America, forse sulla Luna, su Marte, chi lo sa. Certo, facile individuare dove portarli, sicuramente bastano alcune telefonate, 4 mail, una conferma, tanti soldi li mettiamo noi,
noi siciliani, perché aumenteranno la Tari e la Tarsu. Vabbè, ma questo, figurati. Per chi ha un buon stipendio a fine mese, cosa gliene può fregare di meno? Tanto paghiamo noi, figurati. Nessuno che ha mai ipotizzato concretamente che saremmo arrivati a questo punto qui. Nessuno che ha mai posto il problema in maniera seria. Ognuno si è fatti i fatti propri. Ognuno è andato avanti curando gli interessi di bottega, perché questa è la realtà di tutti gli schieramenti. Perché non è che adesso scopriamo, dopo 30 anni che non si è fatto nulla per l'emergenza rifiuti, scopriamo all'improvviso che abbiamo un'emergenza rifiuti. Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Parliamo sempre delle stesse cose, sempre e comunque. E la colpa, le responsabilità sono sempre di chi ci ha preceduto, sempre, sempre. Non ho mai visto negli ultimi 20, ma forse anche 30 anni, e questo significa che non sono più giovanissimo, un politico, un governatore, un assessore, un consigliere, un sindaco dire ho sbagliato. Signori, scusate, ho sbagliato. Ho fatto delle scelte errate. Ho sbagliato. Mi dimetto, me ne vado, con dignità me ne vado. No, no, stanno attaccati. Sì, stanno attaccati proprio come i crostacei allo scoglio, stanno lì, non si muovono. No, non esiste, guai, non esiste, proprio non esiste. E quindi dove dovevamo andare? Dove siamo finiti più che altro? Siamo finiti in un vicolo cieco e non vediamo scenario e stiamo lì a piangere, cioè noi siciliani, siamo senza ponte, minchia, siamo senza ferrovie, siamo senza strade, senza autostrade, abbiamo mezzi obsoleti di trasporto, eccetera, eccetera. Certo, siamo bravi a piangere. Non è che cerchiamo di risolvere il problema, piangiamo sempre, ci piangiamo addosso, che siamo bravissimi, la colpa è di quelli lì che hanno fatto queste scelte, la colpa è di quelli lì che sono sempre, la colpa è sempre quella degli altri. Siamo numeri uno da Champions League. Noi siciliani per questo, per il pianto su quanto avvenuto, su quella che è la situazione, siamo i numeri uno al mondo, penso. Nemmeno in Messico ci superano. Nemmeno in Messico. Certo, e la colpa non è nostra. E infatti, gli amministratori, la politica, le scelte, no? Chi le ha volute? Qualcuno che dall'alto, evidentemente, no? Non noi o chi è che ha governato. Quindi, di cosa stiamo parlando? Lasciamo perdere. Stavo leggendo quest'altra polemica sul Covid-free, sulle isole minori. Vaccinateci, no, non vaccinateci. Anche qui il turismo trattato e bistrattato, come non mai. Forse perché mancano le competenze, verosimilmente, sul turismo, soprattutto in Sicilia, che dovrebbe valere il 15% del PIL, del prodotto interno lordo, figuratevi, il turismo. Il turismo è fare una conferenza stampa, lanciare una iniziativa, e insomma, e nessuno si rimbocca seriamente le maniche, nessuno seriamente comprende che bisogna guardare oltre, che bisogna andare oltre, che non bisogna fermarsi soltanto all'apparenza. Qui c'è tutto un indotto del turismo che sta morendo, che è sul lastrico. Tutto il comparto, tutto dalle agenzie di viaggio ai noleggiatori, NCC, albergatori, ristoratori. Le guide turistiche di cui non parla mai nessuno, le guide ambientalistiche, le guide vulcanologiche, non ne parla nessuno, nessuno ne parla, nessuno. La gente è abbandonata a se stessa. Poi guardiamo il sole, diciamo, ma che bello, c'è il sole, c'è il mare, che terra meravigliosa. Così. E andiamo sempre più indietro. Mi fermo qui, grazie a tutti per l'attenzione, buona vita a tutti.